tutti e bentornati nel mio canale. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa se mi vedete un po' arruffata, un po' così, ma sono nel pieno delle pulizie, cioè sto ribaltando tutto qua, soprattutto nella zona giorno, e sto anche girando il video, quindi insomma vedrete le pulizie o prima o dopo questo video, comunque le vedrete. E sto facendo tutte queste pulizie perché praticamente abbiamo finalmente fatto un lavoro in casa. Infatti volevo anche, approfitto anche per aggiornarvi, perché non so se vi ricordate, già dall'inverno scorso dicevo che purtroppo non potevamo più utilizzare la stufa, c'era stato un problema eccetera eccetera, e quindi l'idea di passare un altro inverno così al gelo non ce la potevamo fare, quindi abbiamo trovato una soluzione e già l'avevamo pensata l'anno scorso, e poi insomma finalmente siamo riusciti a fare il lavoro effettivo, che era un lavoro di muratura, quindi non vi lascio, cioè non vi posso dire che casino. Praticamente abbiamo dovuto coprire tutto qua, tutto con i teli, perché altrimenti appunto faceva un casino. Però nonostante i teli, la polvere, sapete, quando andate a fare lavori di muratura la polvere comunque è talmente sottile che alla fine un pochino passa, e quindi insomma qua era tutto praticamente un cantiere, abbiamo spostato tutto, ricoperto tutto con i teli, e poi ha fatto appunto questo buco che adesso vi faccio vedere, quindi non vi dico anche il polverone, c'era tipo una nube che neanche ci vedevamo più da qui a lì. Ci sei? Dove sei? Tipo così. Però veramente mi sono tolta un bel pensiero, è stata una faticaccia, però l'abbiamo fatta, soprattutto per Filippo che ha trapanato, ha fatto proprio il buco nel muro, insomma ha dovuto fare un bel lavoro, e in più sono venuti anche i miei suoceri a aiutarci, quindi abbiamo fatto anche più veloci, insomma siamo riusciti a fare un po' prima e a faticare un pochino meno, insomma. E comunque praticamente in cosa consiste il lavoro adesso vi faccio vedere. Praticamente adesso, come vedete, qui manca un pezzo, qua c'era, adesso non fate caso, lì c'è lo stendino perché appunto vi ho detto sto in fase di pulizia, ho lavato tutto eccetera, qua c'era tutto il tubo che saliva e andava in quel buco lì che adesso è rimasto così in maniera orribile, ma poi vedremo se pitturarlo o meno, vediamo, perché se troviamo casa sinceramente vedremo un pochino, perché l'abbiamo già imbiancata non so quante volte questa casa, e infatti purtroppo è rimasto anche tutto il segno, quello vabbè normale con il fumo, fuliggine della stufa eccetera, è normale. E quindi praticamente il problema era proprio la canna fumaria che non si poteva più utilizzare. Allora, per utilizzarlo cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un altro buco lì, che adesso vedete ancora tutto work in progress, perché appunto è stato fatto il buco, è stato messo all'interno un tubo, insomma non so adesso la parte tecnica, per, ha fatto tutto in modo che sia anche tutto isolato, bla 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 bla, e manca ovviamente tutto il tubo che collega la stufa, che quindi passerà di lì, uscirà fuori e poi salirà su, quindi poi manca il tubo sia qua interno sia tutto quello esterno che sale poi su. E praticamente facendo questa cosa qui, e praticamente facendo questa cosa qui almeno riusciamo ad utilizzare la stufa, a far uscire il fumo appunto non più nella canna fumaria ma direttamente fuori, fatto tutto appunto ovviamente come si deve fare. E quindi niente, adesso manca mancano gli step successivi appunto del collegare i tubi, di mettere i tubi fuori eccetera, ma col fatto che Filippo lavora in settimana non si riesce a fare questo tipo di lavori, è difficile, però niente, speriamo di farlo presto, e così finalmente torneremo a utilizzare la stufa, non vedo l'ora, anche perché un po' mi mancava perché mi fa compagnia, infatti visto che mi manca io mi faccio compagnia col camino, questo qua finto, virtuale, vabbè, almeno mi piace lo scoppiettio, quindi mi manca proprio la compagnia della stufa, lo scoppiettio eccetera. Lì c'è già il mocio pronto perché appunto vi ho detto sto pulendo, e poi perché finalmente insomma iniziamo a stare anche più caldi, perché siamo a metà ottobre praticamente, anzi precisamente al 20 ottobre, però qua già abbiamo toccato i 17 gradi in casa, quindi non oso immaginare novembre, dicembre, vabbè. Comunque, quindi questo è il piccolo aggiornamento per quanto riguarda appunto i lavori. E niente, mi sta tanto che bando alle ciance, adesso ho fatto questa piccola pausina per intanto ho detto approfitto anche a chiacchierare un po', ad aggiornarvi un pochettino,
E niente, adesso mi rimetto sotto anche perché è tardi e inizio a essere veramente stanca perché ho fatto veramente tanto. Avevo già fatto il grosso di polvere perché appunto è dal weekend che sto praticamente pulendo, perché oltretutto ho tolto il grosso, ma poi tutta la polvere che resta nell'aria, anche se non la vediamo, nel frattempo continua a depositarsi, quindi c'è, chi ha fatto lavori sa che ce le ritroveremo questa polvere per un bel po', e quindi ho rilavato tutto proprio con secchio e acqua. E mo speriamo che basta, insomma, che si sia depositata tutta e che l'abbiamo tolta tutta. E niente, vado avanti e ci vediamo tra un pochino. Ed ecco qua il lavoro finito, guardate che bello. Adesso quei tubi sono di diverso colore ovviamente perché sono nuovi. Questi qui all'inizio erano così appunto in acciaio, ma col calore poi sono diventati marroni, diciamo, e quindi anche quelli poi torneranno marroni. Ed ecco qua, e soprattutto guardate la... A parte, vabbè, il segno sul muro, aiuto. La stufa, che bello, sta andando. C'è un calduccio che non vi dico, gli altri giorni c'era un freddo pazzesco. Anche gli altri inverni, adesso vi faccio vedere il termostato. Cioè, siamo già praticamente a 23 gradi, ragazze, 23 gradi, non ci posso credere, cioè in questa casa non ci sono praticamente mai stati, e soprattutto senza noi eravamo già 16,9, 16,8 così, quindi sono al settimo cielo, siamo a 23 gradi. E questo è il lavoro da fuori, come vedete siamo usciti dal muro lì e siamo arrivati fino più in alto così, adesso non so se si vede. E quindi ecco, con questa soluzione abbiamo risolto finalmente il problema. E quindi finalmente problema risolto. Oltretutto avevamo già fatto quello già, a parte, vabbè, non fate caso alla legna, l'ho messa lì ad asciugare. Avevamo già fatto tutto l'impianto che praticamente con questa stufa mandiamo anche i caloriferi, anche se quello è ancora da sistemare, però intanto la stufa va e sono già felicissima di questo. C'è già lì pronto lo stendino perché ovviamente adesso stendo qua e tutto si asciuga in un secondo. E quindi, che dire, sono super super felice di aver risolto veramente questo problema immenso. Volevo anche farvi vedere una cosa. Chi di voi si ricorda questa merendina? Cioè, questa era la merendina, la mia merendina preferita di quando ero piccola, ossia il soldino. Non so chi di voi se la ricorda. Sta di fatto che finalmente, cioè io sono anni e anni che spero in questa cosa, e finalmente l'hanno rifatta, quindi io sono super super felice. L'unico problema è che purtroppo si trova soltanto online, quindi si sono un po' approfittati. Io spero che poi lo metteranno anche nei negozi, ma dubito. Comunque sia, purtroppo si può comprare soltanto online e solo con questa edizione limitata. E tra l'altro adesso non ricordo, ma costa tipo una trentina d'euro, 24 euro forse, e sono 8 merendine più le spese, insomma più o meno una trentina. Ok, io per una volta, visto che fremevo dalla voglia di rimangiarli, ho fatto la follia, però ovviamente basta. E quindi ecco, li ho assaggiati, purtroppo non ve li posso neanche far vedere perché ovviamente sono già finiti. Vabbè, sono arrivati da un po', in realtà ho mantenuto questa per farvela vedere, per chi di voi non lo sapesse, e si può acquistare sul sito della Mulino Bianco. E praticamente consisteva questa promozione nell'appunto confezione di 8 merendine più la scatola in metallo, dove da un lato c'è scritto soldino 2021 edition, sopra c'è il simbolo appunto del soldino, e era personalizzabile sull'altro lato. Io l'ho personalizzata così, quindi con la foto io ho messo questa qua di Safi, guardate quanto è carina, e ho scritto dedicata a te Safi, e ho messo questa frase: la felicità inizia da un naso umido e finisce con una coda. Però ecco, lo potete personalizzare come volete, io ho deciso di farlo così, ed è carina appunto perché poi è comoda per metterci, vediamo se riesco con una mano, sì, è comoda per metterci insomma quello che volete. Poi sapete che io adoro tutte le scatole in latta, sono la mia passione, quindi sono stata ben felice. Però ecco, sinceramente il costo è veramente tanto, quindi dubito che poi ne ricomprerò, però vi assicuro che sono buoni come allora. Sono un po' diversi perché innanzitutto, come vedete, sono rettangolari, invece una volta erano quadrati, e anzi adesso se ritrovo la foto ve la faccio vedere, erano quadrati e solo che proprio all'ultimo le avevano fatti così rettangolari, che quindi sono anche più piccolini, più stretti, e poi sono finiti, insomma sono spariti dalla circolazione.
E soprattutto erano tutti ricoperti di cioccolato al latte e anche il soldino era cioccolato al latte. Adesso tutto fondente, quindi ricoperto fondente e soldino fondente. E mannaggia, io sinceramente preferivo al latte, però vabbè, comunque sia, sono comunque buonissimi e buoni come allora, insomma. E quindi niente, volevo farvi vedere questa chicca, volevo segnalarvela perché magari chi è interessato può ancora prenderla. Appunto nel sito Mulino Bianco o dedicato a te, insomma, se scrivete Mulino Bianco soldino vi esce fuori. E poi qui sul lato ha il simbolo del mulino bianco e in fondo ci sono appunto, i valori nutrizionali, insomma, ingredienti eccetera eccetera, con la scadenza e via dicendo. E mi piace la scatola di latta per il fatto che oltretutto c'erano anche di quando ero piccola, io le facevano sempre la mulino bianco e quindi mi sarebbe piaciuto sempre collezionarle. Mi ricordo ancora quando ero piccola, mia mamma aveva una di queste scatole della mulino bianco dove mi teneva le schifezze, quindi tipo Betty Kinder, insomma tutte le schifezzine, e quando ero piccolina erano tutte in questa scatola. Quindi se poi quando ogni tanto, insomma, riuscivo a rimediarli, andavo a sbirciare in questa scatolina e trovavo tutte queste schifezzine. Quindi ho proprio un bel ricordo legato a queste scatole. Una bellissima cosa da farvi vedere, guardate qua che bello, mi è appena arrivato, è questo fantastico carrellino che tra l'altro io volevo da tantissimo tempo. L'ho sempre pensato, cioè è perfetto anche per la cucina, però l'ho sempre pensato per organizzarmi tutte le mie cose cartopazze, tutte le mie cose, insomma, per le decorazioni, cartoleria eccetera. Tra l'altro vi faccio solo sbirciare il colore, bellissimo. Adesso vado a mettere tutto quanto qui così lo montiamo, perché non vedo l'ora di vederlo finito e soprattutto di sistemarlo come ce l'avevo in mente io. Allora, vediamo bene il contenuto, che già non vedo l'ora. Questo carrellino mi è stato mandato dall'azienda Alvorog, che ringrazio davvero tantissimo. Sono super super felice di aver partecipato, anche perché vi assicuro, l'ho visto in foto, vi assicuro che è bellissimo. E tra l'altro poi vi lascio come al solito in info box tutte le informazioni, il link eccetera. E c'è anche una sorpresina per voi, c'è anche un piccolo codice sconto se volete approfittare, quindi date un'occhiata giù appunto nell'info box. E niente, andiamo a vedere appunto cosa c'è qua dentro, andiamo a montarlo più che altro, così finalmente lo possiamo andare a sistemare. Cioè, fantastico, all'interno oltre a tutti i vari pezzi c'è anche già il cacciavitino, quindi non dobbiamo preoccuparci anche di quello. I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. Carrellino è montato, come avete visto veramente ci vuole un attimo, adesso mi manca solo le ruote che adesso le monto così poi iniziamo a metterci dentro tutto, cioè poi vi faccio vedere direttamente quello che, cioè come l'ho organizzato, ecco. E la cosa bella è che oltre a tutti questi ripiani nel carrello ci sono anche tutti questi accessori, quindi ad esempio ci sono questi, diciamo, barattolini che si possono appendere così. Poi abbiamo questi gancetti, guardate che carini, per poter appendere quello che volete, da mettere, non lo so, tipo qua, ovviamente adesso non mi sente, tipo qua così,
e ce ne sono diversi da poter mettere, e poi ci sono questi divisori che potete mettere o non mettere per organizzare il cassettino. Quindi andrete proprio a creare degli scompartimenti, così decidete voi, ovviamente vabbè da là non vedete, ma ecco, praticamente andrete a fare proprio delle, decidete voi la misura e andrete a fare proprio delle divisioni per avere ancora di più tutto ordinato, potete metterli o no, questo a vostro piacimento. E in più, altra cosa, sto facendo un casino, altra cosa è questa, praticamente potete o lasciarlo così, tanto ci sono i suoi tappini, quindi qua comunque chiudete il buco, oppure potete andare a mettere questo, che è praticamente il manico del carrellino, quindi voi lo potete mettere qui, guardate che carino, aspettate che non vedete, guardate che carino, quindi facendo così avete proprio il manico del carrello. Io ce lo metterò perché mi piace un sacco, adesso vado subito a fissare le viti e andiamo subito ad organizzarlo, vediamo un po' come metterlo. Pronti per vedere il lavoro finito? 1, 2, 3, tadan! Ecco, ora ne metto a fuoco. Eccolo qua, ho sistemato tutto il carrellino. Ora vi faccio vedere come l'ho sistemato, così voglio anche sapere cosa ne pensate. Innanzitutto, cioè notare, tutto pastelloso, adoro tantissimo. Ho cercato di renderlo anche il più comodo possibile, in modo tale da avere tutte le cose, insomma, che mi servono di più a portata di mano. Come ad esempio qua ho messo alcune delle mie agende, quelle che uso di più, insomma. E tra cui c'è anche questo per esempio, che è un planner mensile. Poi ci sono insomma qua altre, questo che cos'è? Ah, questo è tipo una lista di cose da fare, questa è un'altra delle agende per, con cui mi gestisco il team, insomma, su, è un'agenda di lavoro. Poi abbiamo questo, guardate che carino, questo è un quadernino. Adesso se vi faccio vedere ogni cosa durerà una vita questo video, comunque ecco un quadernino così. Poi ho messo quest'altro, aspettate che adesso, ok, ho messo quest'altro che è un altro quadernino, questi sono tutti i vari post-it, questo è per una to-do list, un altro block notes, queste sono matite, guardate che carine, tutte ovviamente pastellose, nuovo termine pastelloso, e che quindi qua ci stanno benissimo, queste le avevo prese tra l'altro da Primark. E poi qua appunto l'altra mia agenda, questo è crollato, che è un ferma, cioè un porta foto tipo quello che volete. E qua ci sono due astucci con tipo, qua ci sono le mie penne sempre in gel colorate, qua insomma altre cose del genere. Questo è il porta scotch, guardate che carino, a forma di cagnolino, giusto perché Sara passione puccioserie e soprattutto passione cani. Qua ci sono tutti i miei evidenziatori, guardate quanto è bello. E poi qua avete visto infatti che aveva questi vasetti che si potevano appendere, io l'ho voluti mettere, usare come portapenne, quindi qua ho messo tutte le mie penne colorate, qua ci sono quelle che sono praticamente metallizzate e queste altre in gel, e di qua abbiamo sempre penne in gel di queste altre tipologie. E poi invece qua ho messo tutte le mie penne più carine che ho, le più pucciosine, cioè guardate che belle, abbiamo queste con Totoro, se si dice così, poi ci sono insomma tutte queste carine così, queste che hanno tipo il pacchettino di biscottini, questo ha direttamente un biscottino, questi sono come i Mikado, non so se ce l'avete presenti, dov'era l'altro che ci assomigliava più di tutti, questo, mi fa venire voglia, ogni volta che vedo questa penna mi fa venire voglia di mangiarla, che ovviamente non la riesce a mettere a fuoco, ecco, mi piace tantissimo. Poi questi che assomigliano, io, mi ricordano tanto gli Angry Birds, non so se voi ve li ricordate, che ci sono in vari colori, questo che, insomma, tutte penne, guardate che carino questo con baffetti, tutte penne colorate che ho raccolto nel tempo. Questa è di Mr. Wonderful con l'unicorno, e quindi niente, ho messo qua tutte le penne colorate. Andando sotto, qua poi come avete visto ci sono i gancini, quindi potete anche appenderci, non lo so se avete delle cose che si possono appendere oppure dei nastrini, quello che volete. Io qua ho messo innanzitutto qua tutte le mie clip, ci sono queste di Mr. Wonderful, queste qua che avevo preso se non ricordo male da Maison du Monde,
Non lo so, no, non so queste da dove arrivano. Comunque carinissime con i gattini. Poi qua ci sono quelle con la frutta, i cupcake, insomma varie clip. Anche qua ce ne sono altre. Questa è Hello Kitty, la clipona grande. Poi qua dietro ci sono le gommine di Chiara Ferragni che ho preso ultimamente. E poi è crollato il timbrino di Mr. Wonderful, che ancora è nuovo tra l'altro. Qua infatti ho usato questo divisorio che vi ho fatto vedere prima, ne potevate usare come volete, insomma io ho usato per ora solo questi e gli altri me li sono messi qui nel caso in cui poi mi serviranno. E qua ci sono le matite, queste qua sono invece di Maison du Monde se non ricordo male, sempre così carine. Poi questa è praticamente una confezione, cioè l'involucro diciamo è un porta hard disk esterno, questo è di Mr. Wonderful e dentro appunto contiene l'hard disk esterno del computer con tutta la memoria esterna insomma. Poi qua ho messo tutti questi vasetti con tutti i pennarelli sia qui che di qua, quindi ci sono tutti i pennarelli colorati, mentre qua c'è un libro di tutti adesivi, un libro per adesivi per il bullet journal, e quindi almeno ce l'ho qui a portata di mano. Dopodiché nell'ultimo ripiano invece ho messo queste scatole che contengono tutte washi tape, sono scatole quelle portaminuteria che almeno sono già divise e appunto ci sono dentro tutti i miei washi tape. In realtà sono alcuni perché ne ho altri sparsi, quindi sono due e poi altre ce ne ho di là che qua non mi c'entravano tutte. Ci sono questi due astucci, qua ci sono i pastelli, di qua ci sono altre penne se non ricordo male, altre penne colorate credo. Sì, ci sono altre di quelle penne tutte carine, guardate che carina questa, altre penne tutte carine, ah tra l'altro guardate questa forma di chiave, vabbè insomma avete capito che è un po' la passione. E poi qua c'è un altro astuccetto, che c'è amore aiuto, scusate c'è un'invasione, dica, vabbè, no tranquilla ma ti puoi stiracchiare qua, va bene. Qua c'è un'altra astuccia della Bic che dentro contiene appunto tutte, sempre tutto rosa, tutte era un set proprio, tra l'altro ho vinto in una gara con la mia responsabile di zona e dentro ci sono appunto, era un set con tutte le cose rosa, matite, penne, evidenziatore, tutto rosa. E quindi me lo tengo qua, vabbè poi lo chiudo. Poi questa è bellissima della Kiki Kay ed è un block notice di to do, quindi però diviso tra queste le cose da fare subito, dopo e un giorno. E quindi carinissimo, anche questo è comodo. Per terminare abbiamo questa scatola che invece è di Tiger, che assomiglia quasi a un libro, e all'interno ci sono tutti quanti i miei stickers, sempre alcuni dei miei stickers perché non sono tutti, tanti ce li ho dall'altra parte, comunque questi qua ho voluto metterla qua, così ce l'ho tutta a portata di mano. E quindi ecco, questo era tutto il mio carrellino sistemato. Tra l'altro avevo dimenticato, qua ci sono anche queste tipo tratto pen fucsia e rosa che erano di Tiger, ognuna ha tre dimensioni diverse. E niente, poi guardate quanto è carino questo astuccio unicornoso eppure glitteroso. E quest'altro invece che è come il Game Boy, non so chi se lo ricorda, sì io sono appassionata anche di videogiochi, soprattutto vintage degli anni 80, dei miei anni insomma, però adoro anche questo di Tiger, questo invece è di Paper Chase se non ricordo male. E quindi ecco tutto il mio lavoro, fatemi sapere giù nei commenti se vi piace, come vi sembra, tra l'altro ragazze è super fluido. Ah, questo come vi ho detto potete anche non metterlo, a me piace e ce l'ho messo, ma cioè si gira, scorre benissimo le rotelle, cioè guardate, si sposta con un dito, è veramente fluidissimo, adoro tantissimo ed è anche molto molto stabile e solido, mi piace. Tra l'altro giù nelle ruote, non mi ricordo se ve l'avevo detto perché nel frattempo ieri sera poi non sono riuscita a finire il lavoro e quindi l'ho finito adesso, ha praticamente, le ruote hanno il freno, quindi ce ne sono due, una qui e una lì, che hanno il freno, quindi potete anche bloccare poi il carrellino. E niente, quindi eccolo qua. Questo è come l'ho sistemato, fatemi sapere appunto giù nei commenti se vi piace, cosa ne pensate, se avete anche qualche altro consiglio su come sistemare meglio, cosa aggiungere o togliere eccetera eccetera, fatemelo sapere giù nei commenti, sapete che mi fa sempre super piacere, adesso io lo metterò là vicino alla scrivania. E niente, io ringrazio ancora tantissimo l'azienda Alvarog per avermi mandato questa meraviglia che tra l'altro sognavo davvero da tantissimo tempo. Vi ricordo che giù nell'info box trovate tutte le informazioni
promozioni e soprattutto una sorpresina per voi, perché c'è un codice sconto che dura solo pochi giorni, quindi se volete approfittarne potete appunto approfittare, cioè se vi piace, se lo volete potete appunto approfittare dello sconto. Oltretutto vi ricordo che c'è in diversi colori, se non ricordo male bianco nero e questo colore qua che sembra un Tiffany quasi. Lo potete trovare appunto in diversi colori e potete davvero sbizzarrirvi sul suo utilizzo, perché adesso io veramente lo sognavo da tantissimo per questo, per avere tutto a portata di mano, altrimenti avevo un po' qua un po' là e non ci capivo più niente. Però è utilissimo davvero per qualunque cosa, comunque sia vi potete davvero sbizzarrire come volete. Questo video termina qua, spero di avervi fatto compagnia, spero che vi sia piaciuta insomma anche l'idea del carrellino, di cui ringrazio ancora tantissimo l'azienda per avermi mandato questo bellissimo omaggio, e vi ricordo appunto che nell'info box trovate tutte le informazioni, quindi se volete andare a vederlo, tra l'altro è disponibile in diversi colori, è disponibile anche bianco e nero, quindi a vostra preferenza. E questi carrellini sono super carini anche da utilizzare per esempio in cucina, sia come carrello portafrutta, sia per esempio anche organizzato per la pasta con tutti i barattolini carini e la pasta messa dentro, oppure come angolo caffè, ne ho visti alcuni super carini con sopra la macchinetta del caffè, sotto tutto organizzato con le tazze, insomma veramente ci si può sbizzarrire davvero con questi carrellini. Io ovviamente ho scelto quel colore perché sapete che è il mio colore preferito, sapete che lo amo, e però ecco veramente ci sono tantissime idee insomma per il suo utilizzo, e soprattutto sono molto comodi anche perché vi permettono di organizzare veramente un angolo di casa che non sapete come organizzare, e in più avere comunque una soluzione mobile, perché potete sempre spostarlo in tutta la casa se non vi piace, se vi ha stancato, se volete spostarlo, insomma è una soluzione molto flessibile. E poi mi è venuto in mente adesso che è utilissima anche da utilizzare come carrellino per le pulizie, quindi volendo potete mettere dentro tutti i prodotti delle pulizie, prodotti per i vetri, per il pavimento, per spolverare tutto. Così poi quando andate a fare le pulizie, invece di portarvi sempre dietro carichi di detersivi, vi portate dietro direttamente il carrellino, col fatto che ha le rotelline, ve lo portate dietro per le pulizie, così avete sempre tutti i prodotti a portata di mano, e in più per riporlo basta rimettere, insomma sempre trascinando il carrellino, rimetterlo a posto, e oltretutto rimarrà sempre tutto bello ordinato, quindi è anche carino da vedere. Altra piccola idea. Fatemi sapere anche per quanto riguarda i lavori cosa ne pensate, io sono stra super felice del fatto che ci sia finalmente la stufa, quindi il calore. Vi voglio anche far vedere le temperature che abbiamo raggiunto, cioè guardate che meraviglia, 22 gradi e 3, cioè quindi fantastico. Era davvero un secolo che avevamo tutto, cioè sentivamo sempre questo freddo, perché appunto sono ormai 2 inverni che siamo senza stufa, e che i caloriferi, per quanto li accendiamo, innanzitutto non riusciamo a accenderli tanto perché cioè veramente arrivano delle bollette da mettersi le mani nei capelli. In più anche se le teniamo accesi non sale comunque la temperatura, perché questa casa è piena di spifferi, per cui c'è proprio la corrente d'aria dappertutto, per cui accendendo i caloriferi, magari tenendoli accesi tanto si alzava un grado, ma come li spegni brum, ricrolla subito tutto, quindi erano praticamente inutili, solo una spesa di soldi. E quindi ecco, ci siamo fatti questi 2 inverni belli tosti, pesanti a livello di freddo. Finalmente insomma stiamo bene insomma col calduccio, e quindi fatemi sapere anche di quello cosa ne pensate. Niente, io di nuovo vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia, per aver visto questo video, vi aspetto al prossimo e vi mando un bacione.